Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di RoboZombie 94. Vado a tono musicale, ok, perdonatemi. È il Monday Nitro successivo al pay per view di sabato. Siamo agli ultimi tre match, sono iniziate non una, non due, ma ben tre nuove rivalità per quanto riguarda il roster rosso. La prima rivalità è appunto questa: i Wyatt incazzosi e incazzati che se la prendono con i New Day e vogliono il loro titolo e vogliono la loro anima e vogliono qualcos'altro che non posso dire. Quindi noi ci prenderemo carico di essere il New Day e cercheremo in tutti i modi di distruggere la paura dei Wyatt con la cattiveria dei New Day. Partono bene i New Day, come potete vedere. Subito segno una combinata di mossa. Attenzione, Wyatt afferra. Bastardo, dita negli occhi. La cattiveria, prima di tutto. Qui è una rivalità tra cattivi. Una serie di close line volanti. Coffee si sta assicurando di mettere fuori gioco da subito Luke Harper. Harper risponde con una close line che mette fuori gioco Kingston. Aia, Harper ci fa scaraventare giù dal ring. Noi scaraventiamo giù anche Bray Wyatt. Di nuovo Luke Harper. Questa volta ancora Bray Wyatt. Ci casiamo troppo. Bray Wyatt ci ha salvato. New Day Rocks! New Day Rocks! New Day Rocks! Troppo tardi. Belli tu belli. Dropkick da dietro. E si danno il tag i due del New Day. Come già detto, la madonna. Più che altro per Big E, che mi ha preoccupato la cosa. Ma che cazzo fai? LOL. Il New Day elimina subito Luke Harper. Elimination Tag Team, se non lo sapevate. Forse mi sono dimenticato di dirvelo, ma ok. Big E colpisce alla schiena. Rocks. Hey, New Day Rocks. Quello era un abbattimento di un cazzo di caccia. Jerry, the King Law. In a relatively brief period of time, Big E has accomplished a great deal. His in-ring WWE debut came to rest. Mamma mia, la serie di scambi rapidi tra i due. Big E però sembra averne la meglio. Mamma mia, back body drop potentissima. What the fuck am I doing? And he gets to the ropes.
Ma dai, l'avevo preso in pieno. Che cazzo, Bray Wyatt si è trasformato in Brock Lesnar all'improvviso. No. Big E con una powerbomb. Mamma mia. L'ha rimandata all'oltretomba. Gli ha fatto vedere la potenza della positività. Belli tu belli! Andiamo su, finiamo sto pezzo di colabrodo. Big ending combinata con quella specie di elbow volante di Kofi Kingston. Conteggio di 1, 2, 3. La Wyatt Family è stata estirpata dalla potenza della positività e nella magia degli unicorni. New Day Rocks. New Day Rocks. New Day Rocks. Quanto adoro questi scemi. Sono come la Nation of Domination, ma sono più ridicoli. Cioè, più o meno l'incipit, il concept, più che l'incipit, il concept della stable è quello, vagamente simile alla Nation of Domination, però meno political correct, incorrect, come cazzo preferite, meno legata al fatto razziale, più legata a un qualcosa di ridicolo. Infatti quando erano poi tutti e tre dei face non venivano per niente considerati bene, ora che sono degli, invece stanno facendo veramente un ottimo lavoro. Detto questo, passiamo al prossimo match, a tra poco. R-Truth viene abbattuto da Xavier Woods. Ti sembra voler far capire a Cesaro: ehi, adesso ci penso io a te, stronzetto. Cesaro lo invita ad entrare nel ring e poi lo, senza dargli il tempo di entrare, lo rispedisce fuori. Bel dropkick, cioè bello. Ho visto di meglio. Il match ancora non è iniziato. Bella dropkick. Russian leg sweep. Elbow. Back body drop o back suplex. Belli tu belli di Xavier Woods, che vuole cercare la rincorsa a un altro oro per il New Day. Attenzione, spear di Woods contro le barricate. Questo match ancora non è iniziato, è già awesome. This is awesome. Guardate come Uz vaga intorno al cadavere di Antonio Cesaro. Cesaro però non ci sta, cerca di riprendersi con questo German suplex. Cesaro was wowing audiences with his superhuman strength. He also earned two significant monikers in the process.
The King of Swing and the Swiss Superman. Both reaffirm the fact that Cesaro is a brutal force. Ok, il match ora può iniziare. Subito Cesaro. E lui si fa male. Quindi Cesaro viene da una bella vittoria. Oh. Contro Rusev. Rusev che tra l'altro inizierà. Ve lo spoilerò adesso, ma sta iniziando una rivalità contro John Cena, appunto. Suplex. Uno. Niente. Cazzo. Andrà avanti all'infinito. No. Questa fa male. Bam! L'abbiamo abbattuto, Xervus. Aia! Ci riprova di nuovo. Vediamo come va stavolta. Uno, due, tre. Non è riuscito a controbattere e perde nella guerra dei roll up Xavier Woods. Vince ancora Cesaro, che si sta mostrando un osso duro. Bella prova da parte dello Swiss Superman. Ed eccolo lì Cesaro, così gode questo suo momento. Ok, prossimo match, il main event di questo episodio. Andiamo. Ed eccoci qua. John Cena contro Rusev, il campione dei pesi massimi, contro quel bruto di Rusev. Rusev contro John Cena. È un Extreme Rules match, quindi la vedremo di cotte, di crude, di brutte, di belle. No, John non è un cazzo di volatile. Rusev manda Cena all'angolo. A John Cena dopo una spallata. Da che cattiveria John Cena. Suplex di Cena. Prova anche lo schienamento. Non va nemmeno oltre l'uno. Dropkick di Cena. Perché non mi riesce più. To get an idea of how powerful and dominant Rusev is, think about it like this.
It took four superstars to eliminate him from the Rumble. He's been destroying superstars ever since. Lol. Got out of the way of that one. Partita nella controffensiva, non si fermava per un attimo. Spam! Questa se la ricorderà. Lol. Lucha Express, quella che tanto odio. No, non te lo guardare. And we can't forget, Cole, that Rusev is led to the ring and advised by the Russian. Bella gomitata, bella elbow. When she said Rusev crush, bad things happen. You can't see me. Leader della C-Nation si prende una bella sedia. Il match non ha squalifiche. Rusev reverses it. Rusev reverses it. The reversal by John. Dropkick evitato da dal bulgaro. Have bore the brunt of the attack, and I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like this. Stai evitando tutte. Non vuole andare a terra. Dopo sta spallata, sta shoulder block, era un pochino costretto. DDT, DDT, eccola che arriva, eccola. Bam! E una. Due. Con la terza. No. Terza. Quarta. Ah. Ed eccone un'altra di sedia. Bam. Bam. San Martino have more days combined as WWE champion. In the 11 reigns as WWE champion, we were just talking about that, folks, is a WWE record. And he gets out of the way. Oh, a huge slam. Well, the trick sometimes when you get prendi un tavolo, prendi un tavolo, no, una mazza da baseball, un cazzo di tavolo. È una mazza, giochiamo a baseball, stronzo. È volata la mazza. Springboard stunner. E Attitude Adjustment e Rusev è KO. 1, 2, 3. Ottima prova del campione dei pesi massimi John Cena, che vince questo match contro Rusev, che ha avuto i suoi momenti, i suoi momenti di, diciamo, di lucidità, di controllo del match. Non è riuscito ad assestarmi un colpo né con la sedia né tantomeno con la mazza volante, che credo sia ancora in orbita. No, credo sia cascata lì dietro il ring. Colpo alle parti basse. Parti basse sopra. Sopra le parti basse. E poi gli ho assestato una Attitude Adjustment. La cara vecchia FU. Fuck you. Per intenderci. He gets the victory here tonight. Love him or hate him, that was an incredible. Quasi mi manca chiamarla FU, però. Ormai la AA. Explosive night of Raw. So long, everybody. Poi credo che abbia cominciato a prendere quel nome di Attitude Adjustment tipo dopo l'ingresso completo della pigiera o una roba del genere.
Ok, abbiamo anche la nostra copertina. Nah, non è vero. Mi metto Cesaro. The Swiss Superman. Ok, detto questo, però, ragazzi, l'episodio finisce qui. Noi ci rivediamo oggi pomeriggio con FIFA 16, l'inizio della nuova stagione. Ancora non so che cazzo di partita è. Ah, sì, ora me la sto ricordando. È un match di qualificazione per l'Europa League. Faccio vedere solamente il match di andata, il match di ritorno no. E poi, vabbè, insomma, poi proseguiremo e ricominceremo. Detto questo, direi che è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. E ciao ciao.